Banca Italia dà una serie di dati sulla situazione economica italiana e tra le altre cose dice tra 6 mesi saremo fuori dal tunnel. È credibile? Speriamo che sia credibile, nel senso che in effetti, secondo stime non solo di Banca d'Italia, ma anche di altri istituti, verso la fine di quest'anno ci dovrebbe essere una ripresa molto lenta e molto fragile della crescita economica anche da noi. Purtroppo una ripresa fragile perché collegata più che a una ripresa impossibile della domanda interna al successo, maggiore successo delle esportazioni. Su questo però il margine serio di incertezza è dovuto al tipo di guerra delle monete che in questo momento è in corso. Nonostante tutto il male che si è detto sulle sue sorti, l'euro è più che mai gagliardo sul mercato dei cambi, sia verso il dollaro, sia dopo la svolta economica di Tokyo, anche verso lo yen giapponese. Così forte è da pregiudicare un po' le aspettative che si possono avere sulla competitività delle esportazioni europee e quindi anche italiane. Ci vorrebbe, credo, da questo punto di vista, un intervento anche abbastanza rapido, sperabilmente, da parte della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Negli altri paesi si stanno azzerando, vedi il caso degli Stati Uniti, e questo indebolisce le loro monete e favorisce le loro esportazioni, non si vede perché l'euro debba bearsi di questo suo momento di forza. È una forza che non aiuta le economie europee. Finora Draghi nei suoi speech parla di politica monetaria accomodante e in effetti lo 0,75% di tasso ufficiale dà questa impressione e tuttavia ci vuole di più, ci vuole più coraggio e rendere più facile e meno costoso il credito. Continuano ad essere in aumento e quindi molto allarmanti i dati sulla disoccupazione. Sempre Banca Italia dice al 12% nel 2014, ma non, siamo anche vicini alle elezioni politiche ormai, ma non si ha l'impressione che questo livello di allarme sia davvero recepito nel profondo da tutte le forze politiche in campo? Qual è la tua impressione? La mia impressione è che purtroppo la campagna elettorale non sia il clima più adatto ad affrontare con serietà questi temi. Abbiamo ancora in giro Berlusconi, l'uomo dei famosi milioni di posti di lavoro in più, che continua a raccontare favole. E siccome nella campagna elettorale la moneta cattiva scaccia quella buona, le fanfaronate di Berlusconi rischiano di trascinare in basso anche le risposte dei suoi competitori. Il tema della disoccupazione si deve affrontare frontalmente in un solo modo serio, che è la ripresa della crescita economica. E quindi anche Un aiuto investimenti. può venire dall'autorità monetaria e il resto va visto con delle politiche industriali e di investimenti coordinate a livello europeo.